Salve amici, sono DM81 e vi do il benvenuto in Curiosando, il mio canale YouTube che si occupa di informazione. Prima di parlare dell'argomento che tratterò in questo video, volevo ringraziare a tutti voi che mi seguite e volevo chiedere scusa a tutte le persone che mi hanno lasciato un commento sotto al video per farmi conoscere la loro opinione. Purtroppo non riesco a rispondere a tutti, però vi ringrazio perché mi fa davvero tanto piacere ricevere la vostra opinione. Quindi continuate così, ragazzi. Allora, ora passiamo all'argomento del video. In questo video parliamo ancora una volta di mafia e in particolare di Salvatore Riina, il capo dei capi. Tutti abbiamo ascoltato pezzi delle famose intercettazioni fatte a Salvatore Riina quando era detenuto nel carcere di Opera. In questo video vi propongo di vedere e ascoltare l'intero filmato di una delle tante intercettazioni fatte a Salvatore Riina. Nel video vedremo e ascolteremo Salvatore Riina, il capo dei capi di Cosa Nostra, parlare e confidarsi con il suo compagno dell'ora d'aria, tale Alberto Lorusso. Il mistero più grande di queste intercettazioni, secondo me, è capire perché Salvatore Riina decide di punto in bianco di parlare e fidarsi del suo compagno dell'ora d'aria. Riina è sempre stata una persona molto attenta, non si è mai fidato di nessuno e delle cose da fare in Cosa Nostra. Ne ha sempre solo parlato con il diretto interessato. E all'improvviso, di punto in bianco, decide di confidarsi e fidarsi di una persona estranea. La cosa non la vedo molto chiara. Da quando è in galera, Salvatore Riina non ha mai deciso di collaborare con la giustizia italiana. Anzi, ha sempre negato di tutto. E poi, di punto in bianco, vi ripeto ancora una volta, decide di rivelare eventi importanti successi in Cosa Nostra a un altro detenuto, un detenuto che non faceva parte nemmeno della mafia. Purtroppo, cosa abbia spinto Salvatore Riina a confidarsi con Alberto Lorusso non lo sapremo mai più. Infatti, capo dei capi di Cosa Nostra è deceduto il 17 novembre del 2017 nel carcere di Palma. Allora, amici, come al solito, vi invito a mettere like al video se vi piace. Lasciate un commento sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, in questo modo mi aiutate a crescere ed entrate a far parte della mia community. Ora vi lascio alla visione del video. Ciao ragazzi, alla prossima anteprima! Buongiorno. E ci lampano tutta la vita. Non c'è mai, non si sopra, non si può rimettere nessuno. Gli dice, mo la sistemiamo. La sera tu. La sera tu. E ci combattono l'Ucraina. Ci combattono tutta la vita, c'è già un po' e c'è già un po'. Non è vero, non è vero. 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 Non è vero, non è vero
con donna a Cavero, una punanara tutto due alle basso, perché sono vicini per me l'esatto. Ma ci sei per chi, esattamente, perché tu sei accolato, tanto fatto che non lo sai che non vedi. E sono messo mai, mai. Da qui è una condanna giusta, regolare. C'è da dare un gasto, c'è da dare caccia, c'è da dare a fare chisto, a quale scopo ci vuoi? Ma insomma tu sei piccolo, sei piccolo girato. Ci sono due cose, sono Gesù, ci sono, perché non perché fu con te. E perché poi c'era facciato domanda con l'avvocato, ma scusa, visto perché sei per Dio? Io non è che difendo perché ho dei difendere, le difendo perché... È quella la realtà, è la realtà, la legge, tant'è vero che poi faccio l'avvocato, le difesa, cose non sono buone, sono... Però dice, diciamo, la legge, l'articolo, questa, l'attenuante non ce la può togliere nessuno, non ci può togliere nessuno. Chi ci sono i piccoli? Non dobbiamo basare la condanna per quello. Per quello che è, per quello la legge prevede. L'avvocato mio, che non posso passare. Venne talmente tanto rito, quindi c'era una prima, una sostituta, mi ci venne a portare, mia. E poi mi dicevo, mi ha ragione, no, se faccio, e se faccio. Faccio, dicevo, come se faccio, dicevo? Giorno 4. Perché stamattina non mi ha scritto ieri, stamattina non ci pensavo, però ho scritto 4. Giorno 4, mi ricordo, giorno 4. 4 perché io... giorno 4 ho 3 udienze io qua, la settimana sono degli anni. Cioè, dice 2, 4. No, ma io me ne dubitai, poi stamattina, ma stava io non la segnavo. Però segnavo 4. E oggi ne abbiamo 15 o 16? No, 16 ne abbiamo. 16 ne abbiamo oggi. Cioè, voi dice, sapete quelli di là. Voi fate l'anno? Oggi fate gli anni. Oggi fate gli anni? Sì. Auguri. Auguri cari, auguri forti. Sono stati tanti. Alla buona salute, alla buona salute a 33 anni. Ringraziamo sempre il Signore. Io lo ringrazio due volte al giorno, tre volte al giorno lo ringrazio, perché veramente questa salute mi ha dato a lui. Perché... E certo, lo dissero con la televisione, Cinerina dice fa gli anni, compie gli anni. Sì. Ma manca un mamma, mi dico la roba, è sempre largo, però largo, ma che ci metti? Sì, pensavo che facesse più freddo, ma io dalla finestra aperta sentivo freddo, dico sarà un freddo forte stamattina. Tant'è vero che volessimo saperlo, vediamo, poi la metà mangia, facciamo questo, ma che macchina, ma sì. Come invece? Perché se non piatta, no? Si può camminare? Non deve.
Perché è uscito il sole, ha rinforzato il sole pure. Sì, sì, sì. È un sole che ha rinforzato dalle 8 fino a mo. Ho aperto le finestre per la battitura, entrava un gelo. Sono educati, ma non possono entrare un minuto qui dentro e raccogliere e mettere. Un minuto, certo. C'è l'acqua adesso, non entriamo da dentro, il letame è verde, è tutto malloso. Facciamo scendere a loro che si spezzano le gambe. Mi ha cercato la mano. Figli di puttana. Noi siamo qui. Sì, sì. Ma troviamo sempre la medicina per loro. Siamo tutti sentendo in dettaglio. Ma che ci avete? Se loro ci combattono a renderci la vita dura. No, se ci avete, che ci avete? Ma ne faccio mettere tutto quello che ce l'abbiamo. Avevo 10 io, siccome tutti 41 è previsto di usufruire del campo sportivo all'aria aperta, non solo per fare ginnastica, perché il campo sportivo non serve solo per fare ginnastica, serve per prendere sole, per prendere aria, per allungare la vista, serve per queste cose. Allora risposta alla direzione del direttore di qua. La risposta al giudice, al tribunale di sorveglianza, ha detto: ma noi abbiamo la saletta con la sigaretta, con i manubri e abbiamo un cortile per i passeggi. Dice, non li possiamo mandare, non lo posso mandare il detenuto a campo con gli altri detenuti, comune. Ho fatto ricorso in Cassazione, stamattina ero presente. Perché il giudice non è che ha risposto a me, a reclamo mio, ha confermato la relazione del direttore, senza rispondere a me. Io ho detto che l'ordinamento penitenziario prevede il campo una volta alla settimana, anche ai sottoposti al 41 bis. E stamattina ci ho passato. Sì, io sono comandante del 41, però la legge di fare quello che vuole. Sì, sì, sì. Sicuro, se a me non mi fa aggiungere la posta, figuriamoci che potenza è questa cosa. Fa quello che vuole. Per dire che sta la spalla, guardate che nessuno lo denuncia, nessuno lo denuncia. Sì, perché nessuno lo può denunciare. Però io ci combatto, ci ho fatto sto ricorso alla Cassazione che stamattina viene la matrice, lo presento. Questa volta.
Quello che non affacciava da parecchio tempo o con Torri? No, no, no. E questo quantità di giovane ancora non lo più che dico io, ho sempre ragione. Perché ho sempre ragione? Quando dico di non dare una confidenza a nessuno, di non parlare con nessuno, è perché invece no, perché ci sono ammazzati, ma si cazzano, non c'è solo da solo, non c'è un freddo, tutto. E uno è amore. E uno è amore. E uno è amore. Non è... Allora, dopo il disse, tutta l'opera è stata, non vedi cos'è, si dice che... Fanno la messa in scena. Ormai ho l'esperienza di queste qua non finire, che fanno tutte queste messe in scena perché vogliono portare la musica allora, vogliono ottenere qualche cosa. Fanno un vuoto di un vuoto.
prendo un moto di un pollo. Ecco perché quello che fanno sono tutte messe in scena per fare il filo. Fanno per queste ragioni,
ormai è noto, l'hanno fatto tanti magistrati queste cose. Un magistrato a Lecce si brucia lo yacht, teneva lo yacht che se era un fatto un po' vecchio, lo teneva assicurato, per prendere i soldi dell'assicurazione sarà bruciato lui stesso. E ha detto che l'hanno fatto, l'hanno bruciato a scopo intimidatorio. Ora è venuto a casa però, che si era bruciato lui stesso, per prendere i soldi dell'assicurazione. E lui si è giustificato pure che ce l'avevano fatta a scopo intimidatorio, per avere la scorta, l'aumento di paga. Fanno tutte queste cose. Quante ce ne sono di questi che fanno queste cose? Si mette per me, non ti ho detto, guarda così, guarda, poi lo ci ho fatto così, io giuro, mi ho fatto. A me non mi demolisce, a me paura. E lui che intimorita con la cagarella. E ci fanno tutte queste cose, tutte queste strumentalizzazioni. Questo è, questo. Ma secondo me questi vogliono anche mantenere sempre viva la lotta alla mafia, sempre vivo la situazione, allora ci bombardano di queste notizie, di questi pericoli, di queste cose, ci fanno questo bombardamento. Con diciamo questa cosa, facciamo una corsa alla vita. Ufficio scandale a nulla. Perché tanto come ufficio scandale a nulla e poi lo si cava a maglia. Cioè, ma ce la facciamo non già, va? Chi ti facciamo dire venerdì? Chi ti sei a fare da? Ma la maglia, si cava a maglia. Ma perché si cava a maglia questa cosa? Si cava a maglia? Che se la miseria, se la poi sento parlare là, ci mettono per me, perché l'organizzazione, quindi pensiamo sempre, e se me, la parentela, e sempre lì, e sempre lui, e io, per tutte le cose, così. Così a rallentare, se è un'organizzazione, facciamo questo. E dice
Sciascia mi chiamava per questo fatto, il professionista delle Vande Marche. Quello che aveva il coraggio di parlare. Però quello era una persona studiosa, una persona studiosa e onesta. Non ti faceva dimerire dalla magistratura. Una persona onesta. Non ti faceva dimerire. E li chiamava il professionista Dante Marti. Sono un professionista Dante Marti, perché tanta persona non mi fosse preso, a questi non le potevo non vedere, a questi ce l'avevo come magia. Ma sempre l'attaccavo, sempre, quella mattina alla sera, l'attaccavo sempre. Perché vedeva quello che faceva, vedeva, ci constatava, ce lo constatava lui. Però che cosa abbiamo fatto così, quando mi ha mandato? Insomma, ora mi accettavo. Vediamo un pochettino, allora mi manda in giro. Il signore me la manda buona, non me la manda male. Che può essere visto Cristo su, ma perché Cristo su mi attacca così per tutta la Sicilia, tutto quanto, e mi fa ballare la samba. Chi ha questo uomo su Cristo del coraggio? Quello che non ho capito niente loro, no? Nessuno può capire. Certo, perché loro omettono di dire le ragioni, dicono soltanto il finale, dicono quello che ce l'ha con noi, di là. Però senza dire il perché quello ce l'ha con noi, messo che perché, non lo dicono, c'hanno una cosa di paglia che lo dicono. Non è che dico per tutte le angherie e le investite che noi abbiamo fatto. Che mi fa chiamare nei palazzi per fascino come fosse un miracolo. Ma che è questo che è? La potenza nazionale. Per questo hanno paura, perché loro, nella loro paura, cercano di strumentalizzare, hanno fatto tutto questo meccanismo, perché la paura ha fatto sì che rimportassero, l'ascolto, lei è venuto a punto. E allora strumentalizzano loro, però per ripararsi dalla paura che hanno nell'anima, hanno paura questi hanno paura vero. E allora che cosa fanno? Perché la mia paura si inventano questi prezzi. Ma questa paura perché non mi veniva fatta un po' giusto? Che tutti stavano spensierati, tranquilla nero. Se facevano il giusto non avevano niente da temere. Tante magistrati che esistono in Italia non hanno da temere niente. Che fanno il giusto, hanno uno applica la legge per quella che è. Nessuno ha da ridire niente, nessuno da fare niente. Se invece si avvantaggia della legge per fare tutte le ingiustizie, le soverchierie, le arroganze sulle persone, sulle famiglie, sulle cose, è chiaro che poi trovano qualcuno che le vanno a scontrare.
loro tentano di mantenere viva la situazione così loro possono accomunire. Ma ci sono tante mafie. Tante mafie abbiamo qui. Ci sono 600 pericolosi. Ma se 700 sono tutte pericolose, tutte pericolose sono 700. Non solo, loro sono dei tempi, loro dicono sì, non è vero niente perché hanno messo tante 41, ho trovato io ragazze prima volta in galera a 41, ragazze di 19 anni a 41, perché nepote, con nepote di persone. Allora voglio dire che è tutta una creazione loro. Ma così si limita il loro potere, se si fa una legge che ha un punto fisso, fermo, limita il loro potere dove c'è quel punto fermo. Allora siccome loro il potere lo vogliono tenere illimitato, il punto fermo non lo mettono, allora hanno un potere illimitato, hanno un potere assai forte. Perché io dico una cosa, una sorveglianza può dare una volta. Una sorveglianza deve pigliare massimo 3 anni, 4 anni. C'è un punto fermo, c'è un punto fermo. Dopo 3 anni, 4 anni tu non sei più sorvegliato. Deve fare una sorvegliata, per fare una sorvegliata, abbia fatto 3 anni. Ma dopo 3 anni, 4 anni, finisce. C'è un punto fermo. Quindi, c'è un punto fermo. Ma perché non ci hai messo questo punto fermo? Non ci hai messo il punto fermo perché, in teoria, però, il punto fermo è messo. In teoria, c'è la legge che stabilisce che sottoposto a 41 bis devono stare determinate esigenze per la sicurezza eccetera e poi per le altre previste ci mettono queste cose, però sono fantasie queste cose, no? Cioè non sono punti fermi veri, sono apparenti, sono punti fermi apparenti perché questi punti fermi non sono veramente fermi, loro li superano, ogni volta li superano. Questa fu una condanna nel codice penale italiano che non si può indurre mai. Se io mi trovo fra una gemella anni, io ci vengo a fare questo per questa notte. Perché non ci fa niente nessuno? Vuole tante persone, tante. I detenuti stessi, non mi devo dire. Devo dare 10 anni, per 4 anni. Dopo 4 anni. Quello che è normale, così è la regola. Che faccio 4 anni. L'isolamento, 4 anni senza mangiare, io non ci vuole operare, come un ciolo. Dopo 4 anni non ci sono andati. Invece no. C'hanno questa anche lì che fanno quelle che fanno. Dove c'è stato la vita? Finché lo decidono loro. Finché non dipende. Perché lo decidono? Non gli sta bene a loro. Finché non gli sta bene. Perché dobbiamo mettere il punto, perché loro si mettono. Non c'è andato la non sa fare il tempo, usava bene. E loro così dicono, loro quando motivano il 41 sì. Non ha dato segno di collaborazione. Allora ci mettono queste cose dopo 20 anni che uno è in galera, ci continuano a mettere sempre le stesse cose. Da 2 anni ci mettono, non ha dato segno di collaborazione. Queste sono soltanto pretesti. Ecco come dicendo che cosa fanno fare. Fanno stancherie nella legge, proprio sono pretesti, proprio sbagliati. Estremamente sbagliati. È un problema mio che c'è da c'è l'unico, buonissimo, ma non c'è problema. E per dire i giudici che dovessero avere un mondo peggio, quando fermo questa cosa? Non c'è un punto peggio. Ma pure la Corte Europea su questo fatto del punto peggio, per esempio la Corte Europea si è pronunciata sul fatto della censura trimestrale. No,
a voi, a me, abbiamo 46-47 proroghe di censura in estratto. Io ce ne ho 46, voi ne avete qualcuno in più che siete in carcere più di me. Mo a volte lo mia dice, va bene, dice che si può fare la censura della corrispondenza, però deve tenere un punto fermo, dice. Non è che uno ci fa la porca all'infinito. E intanto ci continua a fare la porca all'infinito. Ci paga la multa in Italia, perché la Corte Europea ci multa lo Stato italiano, milioni di euro ci vanno di nuovo. Però ci combinano, quindi voi stessi americani, ce la combinano. Ce la combinano se si insistono perché sì. L'Italia sapete che cosa fa? Ci pagano sempre multe, poi ci devono pagare 48 milioni di multe l'anno prossimo per il fatto della carcere, se non sistemano il sovraffollamento. E già l'hanno pagato, poi ci dà, la Corte Europea ci dà un anno di tempo per sistemare, se no ci paga di nuovo la multa. Poi ci dà un anno di tempo e poi ci paga di nuovo la multa. L'Italia che cosa fa? Prende i soldi del popolo, delle tasse, e ci paga le multe. Ci paga le multe per le spazzature, per l'inquinamento territoriale, per le carceri sovraffollate, per le giustizie dei detenuti, ci paga tutte queste multe sempre e mantiene questa situazione, questo stato di cose. Io devo dire la verità, solo questo potente parlamentare argentino era così potentoso e ci leggeva se te. Questo è separato, stamattina ho detto alle visioni, è separato. Alfano, a volte parlando di me. Io sto parlando di questo, è quello che ma era un grande scrittore, quello però deriva il coraggio perché era pure parlamentare, teneva l'immunità, non lo potevano toccare. E quindi questo li faceva pure non potevano toccare. Se era un cittadino normale, avrebbero bruciato immediatamente. E quindi questo aiutava a ostentare il coraggio che teneva. Poi dicevo di Alfano si è separato. Stamattina le sono parlato, ieri sera c'è stato. Si è separato. Ma è passato con la sinistra. Hanno il numero importante. È un modo di dire che quando ci sono le votazioni l'elettorato del PDL si spacca, non vota più tutto a Berlusconi tiene per esempio 20% di voto, ma questo 20% si spacca, va un po' a Alfano, queste che si sono separate, un po' vanno a Berlusconi. Alfano le porta a dare, le porta per appoggiare il voto. Questo che ho detto non è solo. La tua capota che non mi ha buttato sta paesalletta. Io dovevo che poi questa paesalletta, lo prendo io e non lo faccio più. Sarà quello da poi c'era questo. Insomma, tutti due si parlavano per dire fa così, fa così, fa così. Quando andavano a fare l'incontro, ci andavano a coordinare l'incontro, accordavano cosa dovevano fare. Puntavano i numeri di stampi, e quando pare fosse il 23% arrestato da Berlusconi, ma quasi del 30% credo non c'è. Questi poi quando ci saranno le nuove elezioni si prendono una parte di voti del PDL. Forza culo va a fare. Con le sarabbe, le mutandare, da fare tutto quello che volete. Grazie alla mutandare. Voleva sistemare il paese, disse che avrebbe sistemato il paese, disse che avrebbe
rinnovato, che avrete... teneva la maggioranza. Quindi se no, lì la maggioranza che non cade, se salva, eh? Se salva, se vuole mai, non vuole che si colgono a lui, è quello che stanno facendo, che stanno collocando a lui, perché lui fra poco decade, anche se non lo fanno decadere, che si mette sempre un po' da, anche se non lo fanno decadere, fra poco fa la Cassazione, fa definitivo anche questo qua, e finisce la storia. E finisce la storia. Legato dalla politica, e poi il pericolo per lui è a stare regione, perché siccome non c'ha più immunità da parlamentare, non ha più... è facile che è facile che lo aggrediscono pure con la prigione, con la resta, con dicevo gioco per farmi stare a moda, a umiltà. Non vuoi dire che sono io che cosa che sono sicuro. Assisto. Chiedo tutto. Appuntate. E per la figura di come non si può ricordare il matrimonio, non si può ricordare tutto, il matrimonio tutto si può ricordare. Quindi è una risposta negativa, che dire è negativo, come dire, sta pensando troppo nel... No, non c'è che questo. Non vuoi dire. Siamo nati tutta la sera. Forse a volte queste cose ci sparano una parola così a bambola per attaccare a parlare e ci dicono una cosa. Magari quello voleva scambiare. Io sono voleva scambiare due parole, allora non sapeva che dire, ha detto, ma quando mi sei più? Io sono un po' selvaggio e capolavoro tutto.
Una delle spiegazioni può essere questa, se no quale altra spiegazione? Ma che cosa c'è da dire? Ma no, mangiamo una bertonatina, non ti manco per mettere. Per andare a mettere non si è reso conto di quello che diceva, forse voleva cercare a chiacchierare un po', una cosa ci detto. Ma non chiacchierare, ma non si può chiacchierare, ma te puoi chiacchierare, ma tu vuoi sapere la giornata, ma non lo so. Ma che gli mascolanziamo, no? Ma che siamo figli dello stesso padre? Voglio dire che io, la risposta sarà presa giusta, sarà presa quello che non vedrà. Non penso male, perché vedo che c'è chiamano sciamano, c'è una qualche cosa che si muove e gli organizzano niente. Ma questo serve per vedere se voi come siete nella contesta delle cose, se vi accosciate, se siete sveglio, se siete. Allora ci sono tutte queste cose attorno a voi, l'osservazione, e poi segnando il rapporto, lo fanno, dico, c'è la prontezza, tutte queste cose loro si osservano, si fanno. La prontezza nel modo di comprare. Che è pronto a rispondere, la risposta è sempre pronta, non è che c'è pensare due volte. Perché lo sanno che sono preparato, quindi guarda che c'è se cosa che ne vengono, non c'è, il figlio di cane buttare. Sì, pure per questo. Da vedere la prontezza delle prese, la prontezza di... È vero, ve le combinano di tutte colore, con mangiare, con trattamento. È una lotta continua contro di queste, tutte, come stanno tutte, pare, è una lotta continua con tutte le cose. Sole. C'è il fabbricato che copre il sole, il sole lo vediamo la primavera prossima. Ma se ci bisogna fare il giardino, giusto, giusto per il fabbricato che copre, la larghezza del fabbricato davanti al sole. Si poteva allungare un po' di là, si poteva allungare di qua, c'è il giardino. O allungavamo di qua, c'è il giardino, poi 3-4 metri nel giardino, di là. Thank you.
19, cioè, se fanno il 19 c'è la sciolina, se forse fanno il 19, fanno il 20, fanno anche due giorni di udienza. Perché questo è il mese Apule, è puntato per 6 giorni. Poi saranno il 20, il 21, non lo so. E inizia il 19 e poi ci fanno un paio di giorni di udienza, 2 o 3 giorni. Certo, perché lo portano qua in zona e quindi... Se lo tengono una volta, lo rimane. Finalmente potete aprire la condanna che la pigliò per istruzione all'amico suo, se non l'ha accusato. Se non l'ha accusato. E pentite che ci abbiamo noi, perché ci facciamo estorsione a altre persone, dicendo se no ti accuso, ti faccio arrestare. E a suo volta era fuori, io avevo cresciuto, quindi avevo scontato la pena. Quindi di 10 anni, come 16 anni, dalla fine. E vorrei in galera per questo, perché io come domandavo la giornata, ma questo è in galera, è in galera. È stato reato che ha commesso. Quindi in galera per aver fatto una istruzione. 200 ci stava, una botta di vista non ci stava. E tu faccio un buon contento. E io faccio un buon contento. E tu. Un nuovo tu. Ah, ieri il buon contento, questo contorno è 40 e cucino sarà menurato. Grazie.
Mi volete insegnare tutti i trucchi dialetto, eh? Quando sono a Navazzo sapete andare a casa del frice. Come ricorderò che sono cose che mi avete insegnato voi. Ora, io non riesco a capire. Mi ha cognato che non l'ho ammazzato, che ero 42 anni. Io sono un 30 anni, avevamo cominciato. Io pensavo di dire che acciappava qualche cosa, ma non acciappava tanta tanta strada. Io non sono fatto bene a morire che ho più sistemato. Se non siete amanti,